tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Marche Nord attiva il servizio di prenotazione online Zero Coda Zero Rischi. Il nuovo sistema permetterà ai pazienti di accedere ai servizi ospedalieri in sicurezza e senza attesa. Le Marche all'opera, la maggioranza dei sindaci marchigiani è con Mangialardi presidente. Sanità, lavoro e sisma tra le priorità della coalizione di centrosinistra. Venerdì prossimo Fano festeggerà il patrono San Paterniano. Ecco gli appuntamenti in programma con le modifiche anti-Covid. La Memo di Fano compie 10 anni. La biblioteca più importante della città celebrerà in forma ristretta la ricorrenza il prossimo venerdì. L'Arena BCC alza il sipario per il teatro Sotto le Stelle. A Tre Ponti di Fano presentato il programma. Tra le novità, il cinema all'aperto con film in anteprima e prime visioni. Spettacolo nei cieli di Fossombrone, immortalato il passaggio della cometa Neowise. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV. Iniziamo con le elezioni regionali. Sono 120 i sindaci delle Marche che sostengono Maurizio Mangialardi, il candidato alla presidenza per il centro-sinistra. Questa mattina ha svelato i temi principali della sua campagna elettorale e ha annunciato 2 assessorati alle aree interne e alla ricostruzione. Simona Zonghetti. Se all'inizio erano 80 i sindaci che avevano sottoscritto l'appello per la sua candidatura alla presidenza della Regione Marche, oggi la lista è arrivata a contarne ben 120, in rappresentanza di oltre la metà dei comuni marchigiani, e Maurizio Mangialardi ha voluto incontrarli questa mattina a San Severino Marche nella splendida cornice del Teatro Feronia. Le Marche all'opera è il titolo scelto per l'occasione. Siamo qui, ha detto Mangialardi, non solo perché è nella mia indole raggiungere gli obiettivi in squadra, ma perché le recenti emergenze, quella economica, il terremoto, il Covid, hanno cambiato il nostro mondo e ci impongono di giocare con regole nuove. Il candidato del centro-sinistra ha focalizzato l'attenzione su 5 temi principali che costituiranno i pilastri del programma della coalizione. Il primo è quello della sanità e dei servizi. Faremo delle Marche un campus di formazione per medici e personale sanitario, ha precisato. Dobbiamo ridisegnare i servizi sanitari e sociali più vicini alle comunità. Altro punto caldo è quello del sisma, che fin dalla sua discesa in campo Mangialardi ha individuato come ferita da sanare al più presto. Avremo un assessorato alle aree interne, ha annunciato, e chiederemo al governo centrale la deroga per istituire un assessorato alla ricostruzione. Al centro del programma ci sono anche l'occupazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro e il rilancio dell'economia, puntando sull'accesso al credito e sulla semplificazione per rendere più competitive le imprese. Passando a parlare di turismo e cultura, terreno agevole perché ha governato Senigallia per oltre 10 anni, Mangialardi ha spiegato: pensiamo a un turismo di qualità, la regione deve implementare progetti di ospitalità diffuse e sviluppare infrastrutture di collegamento dalle ciclovie al recupero di percorsi ferroviari dismessi che servono a garantire la ripartenza e il rilancio. La conclusione del suo intervento Mangialardi l'ha dedicata al tema delle pari opportunità. Se c'è una cosa che distingue la nostra proposta politica è la capacità di pensare ai più deboli, a chi ha perso il lavoro o non lo ha ancora trovato. Noi, diversamente da altri, non siamo contro e non alziamo muri. Al contrario, ha concluso, pensiamo che pluralità sia ricchezza e che i nostri giovani debbano sempre più essere messi in grado di competere nel mondo. Nelle Marche sono stati registrati 3 nuovi casi positivi al coronavirus, 1 in provincia di Pesaro e Urbino e gli altri 2 in quella di Ascoli Piceno. Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati oltre 1000 tamponi. Le persone ricoverate in reparti non intensivi rimangono 5, mentre calano ancora sia i dimessi che i guariti, che ad oggi sono 5.623. In calo anche i malati in isolamento domiciliare. Anche oggi non si registrano decessi.
Da oggi l'azienda ospedaliera Marche Nord attiva il servizio di prenotazione online Zero Coda Zero Rischi. Il nuovo sistema permetterà ai pazienti di accedere ai servizi ospedalieri in sicurezza e senza attese. Maria Elena Del Bianco. Si chiama Zero Coda Zero Rischi ed è il nuovo sistema di prenotazione online che consente in totale sicurezza di accedere ai servizi amministrativi e ospedalieri dell'azienda Marche Nord, senza più code né attese. In pochi e semplici passaggi si potrà prenotare il giorno e l'orario di arrivo in struttura, saltando la fila e accedendo nel rispetto delle norme anticontagio. L'iniziativa ha l'obiettivo di evitare affollamenti e garantire tempi brevi di permanenza nelle sale d'attesa. È facile, veloce e gratuita per i cittadini. La prenotazione deve essere effettuata attraverso la piattaforma Zero Coda ed è obbligatoria per poter accedere ai diversi servizi dell'azienda: centro prelievi, sportelli CUP per la prenotazione di visite ed esami, sportelli di radiologia per la prenotazione di ecografie, TAC e risonanze magnetiche, servizio di ritiro referti, farmacia interna per il ritiro dei farmaci ospedalieri e ufficio relazioni con il pubblico. La prenotazione non sarà obbligatoria per i pazienti con impegnativa, che ha la priorità U, cioè urgente, perché dovranno presentarsi direttamente agli sportelli. Per maggiori informazioni sarà possibile consultare la guida ai servizi sul sito di Marche Nord, nella quale verranno fornite le istruzioni su come registrarsi, cancellare una prenotazione, prenotare per più persone e modificare i propri dati. È stata approvata in Consiglio regionale la proposta di Federico Talè che istituisce il Dipartimento del Servizio Sociale Professionale in ASUR. È prevista anche una specifica area per questa categoria nelle aziende ospedaliere, nelle quali andranno a confluire gli assistenti sociali, fino ad oggi privi di una struttura organizzativa. Si tratta di una legge che tutela le persone più fragili, commenta il consigliere di Italia Viva, garantisce la qualità dei servizi e contribuisce ad evitare le difficoltà nell'accesso dei percorsi di cura. Venerdì prossimo, il 10 di luglio, è per i fanesi una giornata importante perché si festeggia il patrono. E allora andiamo a vedere insieme a Filippo Pucci quali sono le novità di quest'anno, visto che il calendario prevede anche delle limitazioni. Venerdì 10 luglio la città di Fano festeggia il suo patrono, San Paterniano. Secondo alcuni racconti, il santo nacque a Fano nel 275 d.C. e fu il primo vescovo della cittadina fanese, pontificando per ben oltre 40 anni e morendo poi il 13 novembre del 360. Ma San Paterniano è venerato dalla Chiesa Cattolica come santo e protettore anche dei comuni di Grottammare e Cervia. La città di Fano e la sua diocesi lo festeggiano il 10 luglio, anniversario del trasferimento delle sue reliquie in una cappella posta a destra dell'altare maggiore e tuttora conservate in una cassetta sotto il cuscino su cui poggia la testa. Un calendario ricco di appuntamenti tra eventi e sante messe visibile sul nostro sito occhioallanotizia.it. Una delle novità di questa edizione è il concerto di campane in programma per giovedì 9 luglio alle ore 21:15. Avremo un concerto di campane perché quest'anno da poco tempo già sono state piazzate sul campanile 8 campane, quindi San Paterniano è il campanile che ha più campane. Come inaugurazione faremo questo concerto di campane, saranno tre giovani amanti del campanile a farci dei motivetti e delle cose simpatiche, quindi ognuno da casa potrà ascoltare dopo cena questo concerto di campane. Le celebrazioni del 10 luglio invece saranno comunque in programma dal mattino fino alla sera, ma con degli accorgimenti in più dovuti alle norme del coronavirus. Avremo una serie di celebrazioni alle 7, alle 8 e mezza, alle 10, alle 11:15 celebrerà il nostro vescovo con le varie autorità e poi alla sera alle 17 il nostro padre provinciale Sergio Lorenzini, poi alle 18:30 Monsignor Tonucci e poi la sera alle 21:15 di nuovo il nostro vescovo.
Proprio per questo fatto del coronavirus, quest'anno abbiamo pensato di spostare l'urna di San Paterniano non come gli altri anni davanti alla balaustra, ma metterla nella navata laterale per dare possibilità alla gente in due file di scorrere ad agio. E abbiamo pensato, dato che il flusso della gente è molto, di collegare il nostro chiostro con la basilica. Quindi coloro che arriveranno più tardi dovranno purtroppo accontentarsi di andare nel chiostro per ascoltare la basilica. Lì si potrà sentire, avremo le sedie, quindi ognuno comodamente può e religiosamente ascoltare la celebrazione. La Santa Messa, presieduta dal Vescovo Armando Trasarti, delle ore 11:15, sarà trasmessa in diretta sul canale 17 di Fano TV. Sindaco, assessori, dirigenti e funzionari del comune di Fano hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere della scuola elementare di Carrara Cucurano. I lavori, spiega il primo cittadino Massimo Seri, termineranno entro la fine di ottobre. Nei mesi successivi si procederà con gli allestimenti e il trasferimento delle 10 classi, circa 300 bambini, previsto durante il periodo delle vacanze di Natale. In questi giorni la ditta sta procedendo al montaggio dei controsoffitti, degli infissi, dei pavimenti e degli impianti, oltre che alla posa in opera di una pensilina che servirà per proteggere le aule dai raggi del sole. Nella palestra invece manca solo la parte impiantistica, la posa del parquet e alcune finiture. La Memo festeggia 10 anni di fondazione. La nota biblioteca della città di Fano celebrerà in forma ristretta la ricorrenza il prossimo venerdì. Francesco Salvago. La Mediateca Montanari di Fano festeggia 10 anni dall'inaugurazione, un traguardo importante per il nuovo sistema bibliotecario della città grazie al contributo della Fondazione Montanari nel 2010. La Mediateca da 10 anni lavora per diffondere la lettura, per facilitare i cittadini nella ricerca delle informazioni e sostenere i loro bisogni di conoscenza. Un servizio gestito dal Comune di Fano con il prezioso supporto del personale delle cooperative che si sono susseguite nella gestione. Ai festeggiamenti si aggiungono anche il RT composto da Opera, Coop Cultura e Cooperative Crescere. In questi 10 anni la Memoteca è un'eccellenza di questa città. La definiamo spesso una seconda piazza perché tantissime sono le persone che vengono fisicamente in questa struttura. In 10 anni c'è stata una crescita importante, come amministrazione abbiamo anche investito molto, tantissime le iniziative, tantissime le presenze. Nei 10 anni della Memo sono state diverse le iniziative svolte all'interno con dati rilevanti anche per quanto riguarda gli ingressi e i servizi proposti. 10 anni veramente ricchissimi, abbiamo avuto circa 3.000 ore di apertura, 1.200.000 presenze, oltre 500.000 di prestiti, quasi 5.000 iniziative e abbiamo 23.000 iscritti ai servizi del sistema bibliotecario. Sono numeri che raccontano una bella storia fatta di passione e di professionalità e soprattutto raccontano la storia di quella che noi non a caso chiamiamo la seconda piazza della città, cioè uno spazio non solo della cultura ma anche dell'aggregazione e della socialità che in questi anni è diventato un elemento centrale dell'identità di Fano. Per festeggiare il traguardo raggiunto, l'organizzazione ha predisposto un programma dettagliato della celebrazione prevista per venerdì 10 luglio. Ci concentreremo soprattutto sulla momento ufficiale in cui il sindaco e Samuele Mascarini, l'assessore alle biblioteche, parleranno alla città alle 19 e poi a seguire abbiamo organizzato una lettura ad alta voce a cura di Teatro Linguaggi intitolato Le voci e i volti, dedicato alle persone. Invece nel pomeriggio abbiamo un'attività di tipo su digitale, sulla piattaforma Zoom, presenteremo la nostra gara di lettura estiva che si intitola Un pieno di libri, dedicato ai bambini dai 6 ai 14 anni, che coinvolge tutta la città che legge. L'idea è quella
poi di festeggiare, speriamo, un 10 più 1 nel 2021 per recuperare insomma la festa che non potremo fare, però credo sarà importante partecipare. È importante, se si vuole partecipare per tutto l'evento, per prenotare, quindi chiamando allo 0721 887 343, dal lunedì al venerdì nel pomeriggio dalle 15 alle 20. E a partire da venerdì prossimo verrà ripristinato il servizio di bus navetta al cimitero dell'Ulivo di Fano. Il servizio sarà disponibile dal martedì alla domenica, dalle ore 9 a mezzogiorno, compreso i festivi e prefestivi. Per le norme anticontagio sarà obbligatorio indossare la mascherina, igienizzare le mani prima di salire sul mezzo e compilare il modulo autodichiarazione Covid che verrà consegnato dall'operatore. Potrà salire soltanto un visitatore alla volta, salvo familiari e conviventi. L'Arena BCC alza il sipario su una delle manifestazioni più importanti e interessanti della stagione estiva, ovvero il Teatro Sotto le Stelle. A Tre Ponti di Fano sono stati presentati gli eventi che inizieranno venerdì prossimo, confermati i concerti, la rassegna dialettale e le barzellette. Tra le novità anche il cinema all'aperto, con prime visioni e anteprime di film. Abbiamo voluto non solo continuare ma addirittura aumentare le iniziative. Con queste parole il presidente della cooperativa Tre Ponti, Gino Bartolucci, ha annunciato gli eventi dell'Arena BCC di Fano. All'insegna della comicità, musica, cinema e spettacolo, prende il via l'estate sotto le stelle al Teatro Emanuele Manuelli. In collaborazione con la Proloco di Fano e il supporto di sponsor locali è stato presentato il calendario ricco di novità. La stagione partirà venerdì 10 luglio con il vernacolo della rassegna dialettale che quest'anno vedrà in scena 7 compagnie. C'è il nipote però che può dire qualcosa, lei è il nipote della Rosa, prego. Come sta la signora? La zia è nella sua camera, tutta avvolta dai suoi peli, capelli, perché non è più andata dal parrucchiere da 8 di marzo, è lì nella sua bambagina, adesso prima per il 16 agosto la tireremo fuori. Confermato il concorso di barzellette a Crepapelle che si svolgerà il 26 luglio e sarà presentato dal San Costanzo Show con ospite Bicio. Il barzellettiere per eccellenza tornerà insieme a Boni il 2 agosto per lo spettacolo Era mei quando giva peggio, era meglio quando andava peggio. Protagonista sarà anche la musica con la rassegna Musica Arena che prenderà il via il 18 luglio con le orchestre di Castellina Pasi, Rossella Ferrari e Casanova. Il 1 agosto sarà il momento di una band già conosciuta e amata dal pubblico, i Sound Project Pink Floyd, mentre il 9 agosto sarà la volta di Queen Mania Rhapsody. Rimanendo in tema musicale, uno degli eventi più attesi è A Star Is Born con l'Orchestra Sinfonica Rossini. In programma anche la nuova rassegna del Cinema Sotto le Stelle, dal lunedì al giovedì alle 21.30, in collaborazione con Giumetti Cinema e Cinema Politeama e Malatesta. Verranno proiettati successi della passata stagione, prime visioni e anteprime. Martedì prossimo film gratis e a sorpresa. Questo Covid che ci ha messo in difficoltà un po' tutta la città, tutto il paese, tutto il mondo naturalmente, cosa fare era un problema, ma naturalmente non ci siamo voluti fermare, ma abbiamo voluto continuare, assolutamente sì. Praticamente quest'anno partiamo con cinema all'aperto 4 giorni alla settimana, ovvero 2 mesi di cinema all'aperto. Abbiamo spostato il venerdì il dialettale e poi il sabato e domenica musica e risate a Crepapelle, Bicio e più chi più ha ne mette, per chiudere con l'orchestra Rossini. Questo è un regalo che ha fatto il nostro teatro Arena, Teatro della Fortuna, la Carti Amati, e poi hanno scelto di scegliere l'Arena BCC per il loro spettacolo che purtroppo quest'anno hanno dovuto rinunciare al chiuso per poter portare all'aperto. Quante persone potrà contenere l'arena? Noi avevamo una capienza di 1100 che si riduce a 550 persone, qualcuna di più se ci sono i conviventi o congiunti, adesso lì è capire bene poi chi sono i congiunti, chi sono i conviventi, perciò magari riuscissimo a portare 550 persone, per noi sarebbe un grosso risultato in una stagione così difficile. Avvistata per la prima volta lo scorso 27 marzo dal telescopio NEOWISE, dal quale prende il nome, la cometa è diventata visibile ad occhio nudo dal 3 luglio, scatenando il web con fotografie scattate da ogni parte d'Italia.
E lo spettacolo si è ripetuto anche nei cieli di Fossombrone, dove alle prime luci dell'alba un nostro reporter di strada, Francesco Pergolini, ha immortalato la cometa che diventerà sempre più visibile dagli abitanti dell'emisfero nord, mostrandosi in tutta la sua bellezza sia a occhio nudo che con semplici binocoli e telescopi. Anche la coda è perfettamente visibile, di un bel colore giallastro dato dal riflesso della luce solare sulle polveri che la compongono. Più o meno da metà mese la cometa sarà visibile di sera. Evocare il ricordo dei profumi del Furlo e stimolare l'emozione olfattiva da oggi è possibile grazie ad una linea di detergenti naturali di una nota azienda dell'entroterra pesarese. Evocare ricordi di profumi e sensazioni del territorio è stato l'obiettivo del nuovo progetto della Midor di Fermignano nella realizzazione di una serie di detergenti destinati all'igiene e alla cura della persona. Queste composizioni ad uso anche professionale sono accomunate da una caratteristica, ovvero una buona concentrazione di ingredienti di derivazione naturale, fra cui oli essenziali che sono i responsabili dell'emozione olfattiva. Prodotti detergenti per la casa, Quindi per le pulizie domestiche quotidiane, dai piatti al bucato, pavimenti, bagno. La particolarità è che sono anche molto convenienti perché sono concentrati e quindi diluibili da 10 a 20 litri addirittura. E naturalmente sono a bassissimo impatto ambientale, questa è la cosa più importante. E hanno delle profumazioni incredibili. Il composto igienizzante libera ossigeno che non lascia residui nocivi. Il perossido di idrogeno è un potente igienizzante per la presenza di ossigeno attivo che attacca batteri e sostanze organiche ossidandoli. Ad ampio spettro d'azione, attivo su gran parte di batteri esercitando attività batteriostatica e battericida. Cerchiamo di utilizzare materie prime che ci dà il territorio e ridonare al territorio, ricedere al territorio ciò che ci ha dato. Vedi gli ossigeni che sono fortemente igienizzanti, ma si possono inserire anche in formule sgrassanti, così con un passaggio riusciamo a ottenere un bellissimo risultato, la sgrassatura è una buona igiene. Altro aspetto importante è dedicato alla cura della persona e della pelle. Che impatto ha il verde Furlo sulla persona? È stato concepito con degli ingredienti che siano rispettosi dell'equilibrio della pelle. Noi in questo periodo di grande sanificazione a mitragliatrice non ci siamo preoccupati inizialmente di quanto questi detergenti asportino la parte di protezione della pelle, il mantello idrolipidico, che è una cosa che produciamo noi e che purtroppo non ci si è pensato. Detergi, mani screpolate, mani infiammate e a quel punto più delicate di prima. Di conseguenza nelle composizioni del verde Furlo noi abbiamo introdotto degli oli vegetali che abbiano anche la funzione di proteggere lo strato esterno della pelle. UCI Italia, società del gruppo Odeon Cinemas Group, che gestisce il circuito cinematografico UCI Cinemas, fa sapere che a partire dal 12 giugno scorso ha cessato la gestione dei multiplex di Fano, Pesaro, Senigallia, Ancona Jesi e Porto Sant'Elpidio. In qualità di affittuario della multisala, spiega una nota, UCI Italia conferma di non rinnovare i contratti di affitto, ma il personale dipendente continuerà comunque a operare per la proprietà. Il gruppo conta 43 strutture multiplex in tutta Italia per un totale di 447 schermi. E vi ricordo che domani sera, dopo il telegiornale, andrà in onda l'ultima puntata di Colli al Metauro riparte dalla bellezza. Da un prato adiacente al fiume Metauro, Valentina Baldelli si esibirà in uno spettacolo dal titolo Un fiume di note. La giovane artista di Tavernelle sarà accompagnata al pianoforte dal maestro Davide Di Gregorio, arrangiatore di Emma Marrone. Valentina per l'occasione duetterà anche con la cantante Vanessa Chiappa. Per sfiorare le tue labbra, per rivederti. E questa era l'ultima notizia in scaletta, ma prima di salutarci vi ricordo che subito dopo il telegiornale, previsioni del tempo e la pubblicità, avremo due speciali
da non perdere. Il primo realizzato dalla nostra nuova collaboratrice Maria Elena Del Bianco, che è andata a Fossombrone per l'inaugurazione di una nuova pasticceria, e poi a Fermignano Francesco Salvago invece vi presenterà alcuni prodotti per l'igiene e la casa di una nota azienda di Fermignano. È tutto, grazie per averci seguito, ci vediamo domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa. Arrivederci.